La disponibilità del dato è un fattore essenziale per far sì che ci si possa spostare dal semplice costo acquisto del dispositivo medico alla fruizione del dispositivo medico da parte del Sistema Sanitario Nazionale, visto nell'intero ciclo di utilizzo del bene stesso. Quindi dei passi in avanti sono già stati fatti. Lì dove i dati clinici già ci sono stati utilizzati da parte della stazione appaltante, da parte di Consip, in diverse procedure di gara. Basta pensare al monitoraggio da remoto, quindi con la disponibilità del dato sia lato paziente sia lato clinico, oppure basta pensare agli impianti delle valvole, delle TAVI, lì dove l'esito clinico viene registrato immediatamente a seguire dall'impianto stesso. Questo comporta dei vantaggi notevoli sia per il sistema sanitario nazionale che per i pazienti stessi, che sono al centro di questi sviluppi che ci devono necessariamente essere. Ulteriori passi in avanti andranno necessariamente fatti, ampliando l'ambito dei dispositivi medici oggetto di indagine. Devono essere dei dati quanto mai oggettivi, onde evitare contestazioni tra operatori economici o tra amministrazione e operatore economico, e devono essere replicabili per poter essere utilizzati sia in fase di bando, quindi sia nell'ambito del procurement che nell'ambito dell'utilizzo clinico dei dispositivi medici.